Stiamo cercando il nostro ristorantino, ma sarà dura. Guardate che bordello. Più o meno 200 mini ristoranti e mini locali nella zona di Golden Guy di Shinjuku. Quartiere assurdo. I localini sono già pieni. Una rapida scalinata potrebbe essere questo. La nostra guida dice di seguire una insegna rossa e una ripida scalinata, ma sono ovunque. Vediamo un'altra insegna rossa, ripida scalinata, un'altra ripida scalinata. Dovrebbe essere questa? No. Oh, un'altra ripidissima scalinata. Nagi, guarda lì. Nagi. Guardate la fila da dove parte. La ciotola del ramen, siamo nella direzione giusta, ragazzi. Sì, vuol dire che c'è un perché, o no? Eh sì, vuol dire che questo è conosciuto. Siamo in fila, ci hanno detto che potrebbe esserci anche da aspettare un'ora, ma chissà. Tanto stiamo già andando avanti, ed è un buon segno. Sarà tipo 10 minuti che siamo qua in fila e stiamo disquisendo se questo è il padrone che ci farà ramen o meno. Secondo me no, secondo lei sì, secondo me è solo uno che ha messo lì con o perché aveva un faccione simpatico. Ah, money. Per ramen, number one ramen. I want pork. Ah, come pork, quello ramen. Ramen. One pork. Poi 3 pork. Praticamente per ordinare bisogna schiacciare prima questo che è la base, poi quello che si vuole in più qua. E dopo si va a mangiare. È veramente stretto. Ecco la vista che abbiamo sulla strada. Una delle tantissime stradine del Golden Guy di Shinjuku. Vedi che non c'è quello del poster? O ai piani alti, dici? Ed eccoli qua i rameroni, guardateli. Io ho preso 2 fettine di maiale in più e anche un uovo in più. Uso questo per 820 yen di base, poi 200 yen per aggiungere 2 fettine di maiale e altri 100 yen per aggiungere un altro uovo. Buon appetito! Perché ragazzi il ramen bisogna mangiarlo, bisogna addentarlo, bisogna assaporarlo velocissimamente come fanno tutti i giapponesi qui. Poi quando è l'ora del brodino bisogna tirare su e fare un casino da madonna. Questo è considerato apprezzamento in Giappone. Noi siamo anche lenti a mangiarlo il ramen. Se noi siamo qui, uno che è entrato dopo di noi l'ha già finito, uno di loro. Non sto scherzando, loro sono velocissimi a mangiare.